Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati qui su Not So Fanta, il fantacalcio non così fanta. Oggi andremo a vedere un altro fantacalcio che sto svolgendo, che sto giocando quest'anno. Se non l'avete fatto, vi consiglio di vedere i video precedenti, quello di presentazione e quello del primo fantacalcio, il mio fantastorico, Classica 10, con la descrizione della rosa e di quello che penso di fare nella fase di asta di riparazione. Oggi vedremo un altro fantacalcio, anche questo svolto con amici, però è un classic a 8 squadre, quindi cambiano le dinamiche. È diversa anche la modalità di asta, perché nell'altro fantacalcio era stata un'asta fatta in modalità draft, completata poi con le buste. In questo caso invece ci troviamo di fronte a un'asta random, quindi la classica modalità che si usa spesso con il mantra, però questa volta in un fantacalcio classico. È stata una modalità interessante da approfondire, vedremo qualche dinamica delle situazioni e quindi direi che passo subito alla schermata di gestione della rosa e dell'asta. Eccoci qua ragazzi, siamo su Fantalab, che è un tool che a differenza degli altri creator non sponsorizzo direttamente come collaborazione, ma che consiglio comunque di utilizzare perché l'ho provato quest'anno la prima volta ed è davvero uno strumento importantissimo per la gestione dell'asta soprattutto, ma anche poi per il tracciamento dei giocatori, del rendimento, per vedere come sta performando un giocatore, in quale zona del campo opera. È molto interessante, quindi io ho una versione premium, ma anche con la versione base si può gestire un'asta e farlo nel migliore dei modi possibili. Quindi vi consiglio di fare un giro su Fantalab. È un progetto giovane che sta crescendo anno dopo anno ed è davvero interessante. Questa è la curva dei prezzi con tutte le chiamate che sono state fatte in questa asta random. Quindi asta random, il sistema genera la chiamata e ci si può lanciare sui rialzi. Per capire meglio alcuni prezzi, questo appunto ribadisco un Fantacalcio 8 come regolamento. C'è il modificatore della difesa classico, quindi quello a tre fasce, imbattibilità del portiere e nessun'altra regola troppo particolare. Quindi questo è quanto. Vediamo le chiamate. Ad esempio, il primo chiamato è stato Gatti, l'ho preso io a 5 crediti. La base di crediti per ogni squadra è stata fissata a 500 per consentire di avere un tot di rilanci, ma senza esagerare. E questa è un po' tutta la sequenza di chiamate. Come vedete, Lautaro Martinez, ad esempio, è stato preso a 212 e è andato via comunque abbastanza presto, quindi un giocatore che è stato chiamato abbastanza presto. Vediamo Immobile che è passato a 165. Quest'asta è stata fatta i primi di settembre, quindi era appena arrivato Lukaku alla Roma, quindi c'era già comunque una situazione abbastanza definita delle squadre. Berardi 108 l'ho preso io, Giroud sempre a 108 per un'altra squadra. Qui vedete tutta la curva. Lukaku è andato a 150, Zaccagni 57, Nico Gonzalez a 57, Chiesa 81. Tra l'altro Chiesa è stato preso poi dalla squadra che ha preso anche Vlahovic, quindi c'è la coppia. Eccolo qui, Vlahovic 177 e qui è arrivato Kvaratskhelia a 120. Diciamo che abbiamo utilizzato il tool e bene o male come fasce di prezzo siamo andati abbastanza in linea rispetto a quello che è stato fatto nelle aste medie di tutta Italia. Kvaratskhelia l'ho preso io, quindi in questo momento dell'asta io avevo Berardi e Kvaratskhelia. È importante sapere questo. Berardi pagato 108, Kvaratskhelia 120, quindi avevo comunque un buon margine per completare la rosa e inserire un terzo slot importante. Qui vediamo che i prezzi un po' iniziano a scendere. In questa fase qui le varie squadre non avevano poi così tanti crediti e quindi c'era questa fase di risparmio dove ognuno doveva andare a puntellare la rosa nei punti giusti senza spendere troppo e senza occupare slot,
in modo insensato. Procedendo, vediamo ad esempio un Thuram preso a 38. Questo è stato un colpo clamoroso, perché, come vediamo, 86 era il prezzo medio in quel periodo delle aste, preso a 38, proprio perché in questa fase ho un Lookman a 24 con una media di 60, di 63. Era una fase in cui mancavano crediti, c'erano pochi slot, meno crediti per le squadre e quindi i rilanci erano molto più limitati. Quindi questa è una dinamica da tenere molto presente nelle aste random, perché c'è una fase in cui si fanno degli affari clamorosi. Proprio i prezzi sono crollati. In questa fase c'erano un paio di squadre che stavano attendendo Osimhen, che è andato via verso la fine. Un Pulisic, vediamo qui a 51, è stato preso. Comunque siamo nelle fasi abbastanza conclusive dell'asta, vedete qui la barra di navigazione. Retegui è andato via a 40, quindi un prezzo molto onesto per un terzo slot di quel tipo. Ed ecco qui, gli ultimi colpi. Mancavano solo loro e c'erano diverse squadre che li stavano attendendo, Osimhen e Rafa Leão. E vediamo, Osimhen è andato a 204, mentre Leao pochissimo, pochissime chiamate dopo a 168. Quindi in questo caso c'erano due squadre in particolare che stavano tenendo i crediti proprio per questi giocatori, perché uno è un fantallenatore che tifa Napoli, l'altro tifa Milan, e era abbastanza palese questa situazione. Ma non è finita, perché poi c'erano altri due top, chiamiamoli, perché comunque Scamacca e Dybala lo sono. In questa fase sono riuscito in una giocata interessante, perché io avevo da parte ancora diversi crediti, così come un'altra squadra. Nel momento in cui è uscito la chiamata di Scamacca, io sapevo che mancava ancora Dybala. Vedendo i crediti del mio avversario, sostanzialmente sono andato a rilanciare fino al punto per il quale lui con i crediti rimanenti non avrebbe potuto intervenire poi su Dybala. È stata una mossa, forse la miglior mossa che ho fatto in questa asta random. Ho sbagliato tantissime altre cose, poi al massimo qualche accenno ve lo darò, ma vorrei fare un video proprio dedicato ai vari errori che ho fatto nelle aste, proprio solo analizzando quelle. In questo caso però è stata una mossa molto utile, perché ho fatto spendere 105 per Scamacca a questa squadra che poi rimaneva ad avere 101 di crediti. Infatti poco dopo è uscito Dybala, come vedete tra gli ultimi chiamati, perché dopo di lui solo Bellanova, Caprari, Pedersen e Basic, e Dybala sono riuscito a prenderlo a 102. Questo cosa significa? Che io nel momento in cui si è conclusa l'asta avevo, non dico la certezza, ma una grande convinzione di poter andare a podio a questo Fantacalcio, perché ero riuscito a mettere insieme Berardi, Kvaratskhelia e Dybala. Tre giocatori comunque che fanno la differenza e soprattutto sono tre attaccanti che, a differenza dei bomber che magari se segnano prendono 7 più gol, mentre se non segnano rischiano di prendere il 5, il 5,5. Questi sono giocatori che possono portare l'assist, possono fare la prestazione, prendono un 6,5, è difficile che vadano a prendere un brutto voto. Eccoci, intanto sono passato alla schermata recap asta, ricollocando la miniatura per avere una visuale più corretta. Qui vediamo proprio tutta la mia rosa con gli acquisti. Per quanto riguarda la porta, sono andato su una soluzione low cost, chiamiamola, con Di Gregorio e Silvestri. Credevo molto in Di Gregorio e è stata una scelta interessante, perché si è dimostrato un portiere molto valido con una difesa davanti che comunque, specialmente in casa, rende bene. Dal punto di vista difensivo, ho preso Gatti, Beukema e Ndicka. Gatti e Beukema hanno performato bene, Ndicka non troppo. Kolasinac, che è stata una presa importante per dare solidità. Dopodiché
Ho preso Bijol, Ebuei, Cuadrado e Buongiorno. Buongiorno a uno, ragazzi. Questa è stata davvero una cosa importante perché è stato il fulcro della mia difesa. Cuadrado purtroppo si è fatto male, così come Bijol in fase successiva. Niente di particolare, volevo puntare sul modificatore della difesa con Buongiorno, Gatti, Beukema e Kolasinac in particolare. Speravo qualcosa di più da Ndicka, però nel complesso è una difesa media, non ha overperformato in modo clamoroso, però ogni tanto qualche bel punto di modificatore, anche 3 punti a volte, li ho portati a casa. Per quanto riguarda il centrocampo, quello che ho pagato di più è stato Lindstrom a 26, ci puntavo forte e purtroppo ha deluso le aspettative. Questo è stato un po' l'acquisto bucato di quest'asta, sicuramente. Chukwueze a 1, anche lui ha deluso, ma il fatto di averlo pagato a 1 comunque non ha inciso in modo negativo sulla mia rosa. E ricordo, l'asta è stata fatta i primi di settembre, quindi già era chiarissimo che Pulisic fosse un giocatore molto importante e che nelle gerarchie Chukwueze fosse dietro. Quindi non è stato rialzato, a uno ho accettato di prenderlo molto volentieri e spero, l'ho tenuto ancora in questa fase, spero che possa dire la sua in primavera. Altri giocatori, Mbule e Folorunshu. Mbule poi l'ho imbarcato successivamente per non tenere la coppia Verona. Lovric a 15, anche su lui puntavo e si sta riprendendo recentemente. Ferguson, questo era un giocatore su cui puntavo davvero tantissimo a 19, e ragazzi, però il colpo assoluto, Gudmundsson a 1. Qui ero abbastanza allibito, ho avuto la fortuna di fare quest'asta con questi miei amici che probabilmente non avevano seguito tanto gli sviluppi di questi giocatori, ma questo è stato un colpo che insieme al trio di attacco di Bala, Quara, Berardi mi sta garantendo di essere primo. Ve lo anticipo, poi lo vedremo, ma è chiaro che con una squadra con questi nomi è facile, diventa tutto più facile per mantenere una posizione importante. Faccio un appunto sui prezzi, adesso parlando mi sono reso conto. A volte nel pezzettino di prima abbiamo visto alcuni prezzi, ma erano in alcuni casi quelli medi italiani. Questi qui sono quelli effettivi pagati in questa nostra asta, quindi ad esempio Quara 120, Dybala 139, non come dicevo prima, però il discorso vale comunque e i ragionamenti fatti sono quelli. Questi qui sono i prezzi effettivi pagati in quest'asta. Quindi, per quanto riguarda l'attacco, Berardi 82, colpo clamoroso, Quara a 120, Dybala a 139, De Lufeo 10, ho deciso di metterci questa fish sperando potesse recuperare, purtroppo non l'ha fatto, quindi attualmente l'ho svincolato, vedremo in seguito, tra pochissimo, quelle che sono le gestioni di questa rosa. Krstović a 4 come colpo low cost e Dia a 39. Questo l'ho preso in una fase intermedia dell'asta. Pensavo potesse essere il mio terzo slot prima che arrivasse Dybala. Quindi io pensavo di completare l'attacco con Berardi, Quara e Dia, che sarebbe stato già un ottimo attacco, ragionando a settembre. Poi ho avuto la possibilità di prendere Dybala. Quindi questa è un po' la formazione tipo che mi suggerisce Fantalab. Io spesso gioco con il 4-3-3 perché per sfruttare appunto la difesa a 4, che con Buongiorno, Kolasinac, Gatti e Beukema comunque un punto lo porta praticamente sempre. Spesso mi ha portato, spesso, oddio, 3-4 volte mi ha portato anche i 3 punti che non sono per nulla da buttare via. Gudmundsson, Ferguson, Lovric, il mio trio. Questo slot di Lovric spesso durante la stagione l'ho alternato provando Lindstrom, Chukwueze o Matheus Henrique, e devo dire che questo fantacalcio attualmente è quello che mi sta dando più soddisfazioni dal punto di vista della classifica. Perché andiamo a vedere quali sono i posizionamenti. Questa
è la classifica attuale, sono a 38 punti, capolista, seguito con la seconda squadra a 30, 28, 26, 24. È molto equilibrato in questa zona di classifica, però qualcosina sto iniziando a guadagnare nelle ultime settimane. Quindi adesso dovrò fare a meno di Berardi, però ho comunque Dia che è ritornato e quindi spero di mantenere questo tipo di distacco per avere una tranquillità da qui alla fine della stagione. Ora vediamo insieme come è andata l'asta di riparazione per questo fantacalcio, perché nell'altro caso ero riuscito a registrare il video prima ancora di preparare le buste. In questo caso invece è già quasi tutto concluso, c'è un'altra tornata di buste che chiude questa sera, ma sostanzialmente la mia squadra è pronta, non opererò ulteriormente. E quindi andiamo a vedere cosa è successo rispetto alla rosa che abbiamo appena visto. Allora, intanto ho svincolato Silvestri e Christensen. Anzi, Silvestri l'avevo sostituito in precedenza con Caprile, utilizzando uno dei cambi extra, è una delle modalità che utilizziamo anche in questo fantacalcio, ne ho parlato nel video legato al Classic A10. Riassumendo brevemente, ogni squadra ha due cambi gestibili durante la stagione, li può chiamare in qualsiasi momento per andare a sostituire giocatori che magari si sono infortunati, per coprire delle emergenze clamorose in un reparto, e quindi può scattare un'altra asta con le altre squadre che hanno a disposizione dei cambi extra. Quindi Silvestri l'avevo già sostituito, ho lasciato Christensen perché ci avevo puntato, ma chiaramente non ha quasi mai giocato. Per quanto riguarda la difesa, ho lasciato anche Cuadrado, che è infortunato per lungo periodo. Qui dovevo fare una scelta tra Lindstrom e Chukwueze. Volevo tenermi uno slot scommessa, ma l'altro volevo sostituirlo. Quindi, visto che in un altro fantacalcio, lo vedremo con un altro video prossimo nel mantra, ho deciso di tenere Chukwueze. In questo caso ho svincolato il Chuku e mi sono tenuto Lindstrom perché volevo tenere questo tipo di scommessa e differenziare questi due fantacalci. Follow Rush anche l'ho imbarcato, e così come Matheus Henrique. Per quanto riguarda l'attacco, ho svincolato semplicemente Deulofeu perché chiaramente credo che la sua stagione sia compromessa ormai del tutto e non riuscirà a tornare. Ora andiamo a vedere dal punto di vista della rosa attuale. Intanto mi sono rispostato sulla destra così da dare meno fastidio. Posso anche aumentare un attimo lo zoom così da avere una visuale più completa e comoda. Come vi dicevo, ho preso Caprile poco fa e ho aggiunto Martinez a uno del Genoa con queste buste, perché tanto andare a prendere il secondo del Monza non mi sembrava una mossa così importante quando è stato fuori Di Gregorio. Purtroppo il Monza ha subito l'assenza di un portiere top, quindi ho preferito prendere un'altra squadra e magari c'è quell'accoppiamento di giornata dove Martinez può avere una partita più facile sia di Caprile che di Di Gregorio, e quindi vado a piazzare lui. Poi Bellanova, preso a 14. A livello di crediti avevo una quarantina di crediti, mi sembra, con anche gli svincoli arrivavo intorno ai 50, giù di lì. C'erano altre squadre che avevano tantissimi crediti, quindi un paio di squadre avevano avanzato davvero tanto dall'asta di riparazione, quindi potevano operare in modo pressoché indisturbato. Però i colpi che volevo fare li ho piazzati sostanzialmente tutti, e sono appunto Bellanova a 14, penso che farà molto bene da qui alla fine, e mi serviva un po' quel giocatore importante. Nel video dell'altro fantacalcio vi dicevo che io puntavo tanto su Holm, qui non l'ho preso perché avendo già Kolasinac non volevo avere la doppia coppia. In questo caso sono andato a creare la coppia del Torino, Bellanova Buongiorno, però penso che sia una coppia fattibile, in primo luogo perché Buongiorno è ancora indisponibile, e in secondo luogo perché
Bellanova comunque è un giocatore di diverso tipo, più di spinta, più da assist, magari un paio di gol potrebbe farli, quindi questo è quanto. Calafiori l'ho preso con una promessa di svincolo, abbiamo utilizzato anche questa modalità dove tramite app si può promettere un eventuale svincolo nel caso in cui si riesca a prendere un giocatore. E quindi io ho giocato questa carta di promessa di svincolo di Beukema mettendo un credito su Calafiori. Nessuno ha offerto e quindi mi sono preso Calafiori, ho fatto sostanzialmente un upgrade guadagnando anche qualche credito perché con la cessione di Beukema è stato fatto così. Preciso, tutto questo si ragiona con i prezzi di mercato attuale per quanto riguarda lo svincolo. Mentre per l'offerta, essendo a busta chiusa, parte da 1. Gatti l'ho tenuto, ho inserito Gendry a 3 crediti, quel giocatore un po' da piccola squadra che può entrarmi in situazioni particolari, e mi sono giocato un'altra promessa di svincolo prendendo Smalling. È rientrato adesso, avevo Eboué un po' mezzo infortunato, non è mai esploso questa stagione. E quindi ho detto, ho già Ndicka, torna Smalling, è comunque un top player, è stato fuori tanto, però Eboué posso sacrificarlo per un giocatore di questo tipo che magari ci metterà un mese per tornare in forma, ma nel finire di campionato, se rientra in modo importante, Smalling può essere un colpo davvero che va a svoltare una difesa, specialmente se messo insieme a Buongiorno, Calafiori, Gatti, Kolasinac, sono tutti giocatori che per il modificatore, seppur classico, sono davvero importantissimi. Passando al centrocampo, come vediamo rispetto a prima, ho mantenuto Gudmundsson, Ferguson, Lovric. Pereira l'avevo preso con l'altro cambio extra perché avevo situazioni di emergenza in una particolare giornata. Dopodiché sono andato a inserire Alcaraz come scommessina. Io preciso che tifo Juventus, però nel fantacalcio provo a non farmi influenzare, in questo caso mi piaceva avere questo giocatore nella mia rosa. Miranchuk, altro innesto importante dell'Atalanta, come bonus anche da subentrante, può farmi da terzo slot, quarto slot all'evenienza quando gioco a tre, è un colpo interessante. E alla fine Suslov, che va a prendermi il posto di Folorunsho, è un giocatore più offensivo, più propenso al bonus, all'assist, ha anche tirato un rigore, quindi è un giocatore che preferisco avere lui piuttosto che Folorunsho, che è molto più di quantità e fa un lavoro più sporco. Chiudiamo con l'attacco, non è cambiato molto, semplicemente come vedevamo ho lasciato De Olofeu e sono andato con qualche credito su Swiderski. Qui chiaramente, come vedete, l'attacco, tolto l'infortunio di Berardi, adesso è rientrato Dia, quindi avevo già i miei 3-4 slot titolari. È vero che Dybala magari non è sempre integro, però ho deciso di fare una scommessa di questo tipo perché comunque il mercato non offriva chissà quali nomi. Quindi ragazzi, siamo ai saluti finali, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi. Manca un altro video delle rose, vi anticipo che è il fantacalcio che mi sta appassionando di più perché è la modalità Mantra che quest'anno ho provato per la prima volta, Mantra 10, molto interessante, ci sono dinamiche particolari, vedremo insieme sia come la rosa sia come è andata l'asta di riparazione perché anche per quel caso, stiamo finendo le buste in questi giorni, quindi la squadra è in fase di ammodernamento con il poco che rimane, ma qualche innesto importante l'ho fatto, sto lavorando per degli scambi, quindi vi porterò tutto in un video prossimamente. Vi ringrazio ancora e buon fantacalcio a tutti. A presto!